Se nel tuo periodo in maglia giallorossa la Curva Sud ti dedica un intero coro, divenuto poi storico negli anni successivi, probabilmente qualcosa di buono con la nostra maglia sei riuscito a farlo. E per quelli che se lo stanno domandando, il soprannome Tedesco Volante non derivava solamente dalla sua grande capacità nel gioco aereo. Föller, infatti, grazie a una straordinaria velocità, era capace di cavalcate inesorabili palla al piede verso l'area di rigore, con i difensori che spesso e volentieri sono dovuti ricorrere con numerosi falli al limite della scorrettezza. Oggi ricorre il suo 60° compleanno e visto che parliamo di uno dei centravanti più forti nella storia del calcio mondiale, mi sembra doveroso cominciare il suo racconto dal principio, cercando di essere il più diretto e coinvolgente possibile per rispetto del giocatore di cui sto parlando. Detto questo, buona visione! Rudolf Föller, o meglio conosciuto come Rudi Föller, nasce ad Hanau in Germania il 13 aprile 1960 e a differenza di molti suoi colleghi capisce fin da subito quale dovrà essere il suo ruolo in mezzo al campo, fare a sportellate nell'area di rigore e segnare gol a raffica. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del proprio paese, il giovane tedesco viene inserito nella primavera del Kickers Offenbach, squadra che in quel momento era nella seconda divisione tedesca. Dopo soli 2 anni di ambientamento, il giocatore viene subito inserito in prima squadra, dove esordirà ufficialmente nella stagione 1977-78, a 17 anni. Nella sua prima stagione da professionista, Föller colleziona 6 presenze e un gol, ma si intuisce fin da subito che il giocatore potrebbe diventare ben presto un vero e proprio titolare. Ed infatti nelle 2 stagioni successive lo score del giocatore aumenta sempre di più, con ben 72 presenze e 20 gol totali che lo rendono uno degli attaccanti più promettenti di tutta la Serie B tedesca. Nella stagione 1980-81 viene acquistato ufficialmente dal Monaco 1860, che gli permette finalmente di esordire in Bundesliga. Nel suo primo anno in massima serie, Föller si rende protagonista con 9 gol in 34 presenze, a soli 20 anni, ma nonostante ciò la sua squadra si qualificherà 16esima, retrocedendo inesorabilmente in Serie B. Nonostante questo ritorno nella serie cadetta, Föller decide di restare per aiutare la propria squadra e riesce in un'impresa a dir poco incredibile. Grazie a ben 39 gol in 39 partite, Föller si laurea capocannoniere del torneo, con il Monaco che però non andrà oltre il 4º posto. Come se non bastasse, il club tedesco non riesce ad iscriversi per il campionato successivo, retrocedendo quindi in 3ª divisione e costringendo l'attaccante tedesco a 22 anni a trovarsi una nuova squadra. In poco tempo si va avanti il Werder Brema, che decide di acquistarlo per farlo diventare il perno del proprio attacco. Inutile dire che anche in maglia biancoverde il tedesco farà scintille, mantenendo una media gol nei suoi 5 anni di permanenza a dir poco allucinante. Il giocatore si trova da Dio nel campionato tedesco, che sembra fatto apposta per le sue caratteristiche. Di testa, di piede, da fuori area, da rapinatore, Föller riesce a segnare in ogni modo e da qualsiasi posizione. E riesce finalmente per la prima volta a laurearsi capocannoniere anche della Bundesliga, con 36 gol in 40 partite. Nonostante molti secondi posti nei 4 anni successivi, il Werder Brema non riuscirà a conquistare nessun trofeo. E questa, se vogliamo, è una piccola similitudine con la squadra che farà parte del futuro del tedesco soltanto qualche anno più tardi. Nella stagione 1983-84 la media si abbassa leggermente con 21 gol in 44 presenze, mentre in quella successiva Föller riesce a migliorare il suo score in campionato con ben 25 gol, non vincendo il titolo di capocannoniere che quell'anno venne assegnato a Klaus Allofs. Spero di averlo pronunciato bene. Conclude la sua esperienza con il Werder Brema nella stagione 1986-87, dopo aver segnato la bellezza di 119 gol in 174 presenze. Conquistato quindi il terreno di casa, è giunto il momento di dominare in Italia. Nell'estate del 1987 il patron giallorosso Dino Viola decide che è arrivato il momento di rialzare l'asticella, dopo alcune annate sottotono che non rendono giustizia a quelle strepitose d'inizio anni 80. E con la spesa importante di 5,5 miliardi di lire riesce a portare il bomber tedesco nella capitale. Come accade fin troppo spesso da queste parti però, l'inizio con questa maglia sarà a dir poco travagliato.
Il giocatore infatti fatica fin da subito ad ambientarsi in un campionato diverso, giocando molte partite sottotono e saltandone la maggior parte per via di numerosi problemi fisici. Nonostante la difesa a spada tratta del presidente Viola, molti tifosi cominciano a lamentarsi del suo acquisto, tant'è che dopo soli 5 gol stagionali il giocatore sembra in procinto di partire già alla fine della prima stagione. E questa è una similitudine che riguarda un altro bomber della Roma, sempre col numero 9, che probabilmente molti di voi avranno già intuito. Dopo averci ragionato attentamente però, Rudi Völler decide di restare nella capitale. Un attaccante come lui, con le sue qualità e con il suo curriculum, non può arrendersi alle prime difficoltà. Ed infatti nella stagione 88-89 inizia la svolta. In una squadra non particolarmente eccelsa, che vorrebbe tornare ai fastidi in tempo, senza però avere le qualità tecniche per farlo, Völler diventa finalmente il perno dell'attacco. La stagione complessiva non sarà particolarmente felice, con la Roma che esce subito dalle coppe e in campionato si qualifica solamente nona, perdendo lo spareggio UEFA contro la Fiorentina, ma uno dei pochi a salvarsi di quell'annata sarà proprio il centravanti tedesco. Con ben 15 gol stagionali, di cui uno storico nel derby di andata giocato al Flaminio contro la Lazio, Völler riesce subito a riscattarsi della prima annata, con i tifosi che cominciano pian piano a rivalutare il suo acquisto. La stagione dopo, con la Roma costretta a giocare tutte le partite interne allo stadio Flaminio per la ristrutturazione dell'Olimpico in vista dei mondiali, Völler continua a macinare gol e prestazioni positive. I tifosi cominciano ad innamorarsi letteralmente del suo stile di gioco, grintoso e altruista, tant'è che proprio in quegli anni cominciano a dedicargli un coro sulle note della canzone La notte vola di Lorella Cuccarini, coro che tra l'altro vi ho fatto sentire all'inizio di questo video. In questa stagione Völler riesce a segnare ben 14 gol in campionato, portando la Roma in semifinale di Coppa Italia, ma sarà proprio nell'estate di quell'anno che arriverà la prima vera gioia personale, la conquista del mondiale 1990 ottenuta in Italia e allo Stadio Olimpico. Galvanizzato da questo importante successo, Völler torna a Roma più carico e motivato che mai e disputerà nella stagione 90-91 una delle annate più belle di tutta la sua carriera. Se in campionato i gol saranno 11 e la posizione finale un mediocre nono posto, discorso diverso va fatto per le coppe nazionali ed europee. La Coppa Italia viene infatti vinta in finale contro la Sampdoria, proprio grazie a un gol del bomber tedesco, con la coppa che viene idealmente alzata da Flora Viola, rimasta vedova in quelle settimane proprio del presidente Dino Viola. Discorso a parte però va fatto per la Coppa UEFA, che probabilmente meriterebbe anche un video a sé. La Roma si rende fin da subito protagonista di una cavalcata straordinaria, vincendo partite su partite e soprattutto arrivando alle semifinali senza perderne neanche una. Inutile dire che il mattatore della competizione sarà proprio Rudi Völler, che riesce a segnare dai tredicesimi fino alle semifinali ben 9 gol complessivi. Qui la Roma deve fronteggiare i danesi del Brøndby e dopo uno 0-0 positivo all'andata di questa sfida, al ritorno il risultato è fermo sull'1-1. Un pareggio che, vista la regola dei gol in trasferta, qualificherebbe proprio i danesi. Al 43esimo però, in una delle ultime azioni offensive della partita, Völler si fa trovare pronto in area di rigore dopo una corta respinta del portiere Schmeichel e con un destro potentissimo spedisce la palla in fondo al sacco. La Roma è in finale di Coppa UEFA. La finale si giocherà tra andata e ritorno contro l'Inter di Trapattoni, ma purtroppo dopo aver perso 2-0 l'andata e vinto 1-0 in casa con gol di Rizzitelli, il trofeo andrà mestamente per le vie di Milano. La stagione dopo, ultima per il tedesco con la maglia giallorossa, vede un piccolo rallentamento nella media realizzativa, con il giocatore che totalizza 7 gol e contribuisce in maniera meno evidente al quinto posto stagionale. Con l'arrivo in panchina di Vujadin Boskov, che non apprezzava particolarmente le qualità del giocatore, Völler viene ceduto ai francesi del Marsiglia, dopo aver totalizzato ben 198 presenze e 68 gol che gli sono valsi non solo un posto nel cuore del tifo giallorosso, ma anche nell'Hall of Fame della Roma, che nel 2014 lo ha inserito tra i giocatori più forti di tutta la nostra storia. Dopo aver passato annate positive segnando gol a raffica ma non vincendo praticamente nulla, finalmente Völler riesce a togliersi la prima vera soddisfazione a livello di club, la Champions League 92-93 ai danni del Milan di Fabio Capello.
Il tutto con l'aggiunta di 22 gol in 44 partite, che testimoniano in maniera ancora più evidente la capacità del giocatore di segnare con regolarità in ogni campionato. In Francia il giocatore resterà per 2 stagioni, totalizzando 6 gol nell'annata successiva e venendo ceduto nell'estate del 1994 ai tedeschi del Bayer Leverkusen. Tornato in patria dopo 7 anni di distanza dall'ultima partita giocata, Feller si dimostra ancora come un bomber affermato e nella sua prima stagione diventa il capocannoniere della squadra con 16 gol complessivi. La stagione 1995-96, che sarà poi l'ultima della sua carriera, Feller mantiene una buonissima media con 14 gol in 39 partite e deciderà di appendere gli scarpini al chiodo dopo aver segnato la bellezza di 314 gol in 669 partite, quasi la media di 1 ogni 2. Impossibile però fare un racconto sulla carriera di Föller senza parlare della sua esperienza con la nazionale tedesca, anche perché, senza mezzi termini, è stato uno dei migliori attaccanti in tutta la storia della Germania. In più di 12 anni, dall'Europeo 84 al Mondiale 94, Föller si rende protagonista in ogni competizione europea, vincendo un Mondiale, raggiungendo altre 2 finali europee e segnando la bellezza di 47 gol in 90 partite, che al tempo lo resero il secondo miglior marcatore nella storia della Germania, prima di essere superato da Klinsmann e Miro Klose. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Föller viene nominato nel 1996 direttore sportivo del Bayer Leverkusen, dove resterà per ben 4 anni, assumendo saltuariamente anche il ruolo di allenatore. Successivamente, nel 2000, viene nominata addirittura CT della nazionale tedesca e nei suoi 4 anni di permanenza, un numero che sembra ripetersi spesso nella sua carriera, l'allenatore riuscirà a portare i tedeschi alla finale nel Mondiale 2002, ma al tempo stesso anche a una cocente eliminazione ai gironi nell'Europeo del 2004. Dopo aver rassegnato le dimissioni dalla nazionale tedesca, Föller viene nominato nuovo allenatore della Roma, che a fine agosto si ritrova costretta a cercare un nuovo allenatore dopo le dimissioni forzate di Prandelli per via della malattia della propria moglie. Nonostante un inizio promettente con una vittoria interna per 1-0 contro la Fiorentina, i risultati cominceranno a scarseggiare e dopo un solo mese condito da una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte, Föller decide nuovamente di dimettersi da questo incarico. Il 18 gennaio 2005 quindi Föller torna per la terza volta nel Bayer Leverkusen, sempre come direttore sportivo, mentre dal 2018 fino a questo momento è il direttore esecutivo sempre dei rossoneri. Prima di passare alle conclusioni vere e proprie, mi sembra giusto farvi vedere un piccolo manufatto che mi porto dietro praticamente da quando sono nato. La cassetta del Corriere dello Sport dedicata all'attaccante tedesco dopo la stagione 90-91. Un qualcosa che ricordo vagamente nei miei primi anni d'età e che lo rende probabilmente il primo giocatore della Roma che abbia mai visto da quando sono nato. Detto questo, penso tranquillamente che Föller si possa considerare come uno dei migliori numeri 9 di tutta la nostra storia, arrivato probabilmente nel periodo in cui la rosa della Roma non era ai massimi livelli. Nonostante ciò, il giocatore è riuscito a mantenere una media straordinaria e a farsi amare da una tifoseria che tuttora, dopo tanti anni dalla sua partenza, lo ricorda con affetto ed emozione. Ed oggi, nel giorno del suo 60° compleanno, il tedesco vola sempre più in alto.